Mamma mia. Presenza di Dark Matter Energy. È la quarta nave da guerra Death Shadow. È l'Arcadia. Buongiorno viaggiatori e benvenuti in Valle d'Aosta. Finalmente oggi, siamo arrivati ieri sera, finalmente oggi si è aperto un po' il sole. Ragazzi, è veramente un panorama spettacolare. Siamo a Chaval, non so bene come si pronunci questa cosa. Passano un sacco di macchine, veramente trafficato. Sono vestito come il bimbo Gigi, tirato fuori la mountain bike. Infatti ho la GoPro montata sul mount, ce l'ho a mano, va benissimo così. Andiamo a farci due giri e vediamo un po' cosa salta fuori. Ragazzi, che spettacolo, vi dico solo stasera, ieri sera ho acceso il riscaldatore, c'erano 9 gradi. Tanta roba, andiamo a vedere. Si scende bici a mano, speriamo di starci io a bici. Che spettacolo, guarda qua, che spettacolo davvero. Niente, alla fine bici in spalla per fare questo pezzo di discesa, troppe persone, se qua sbaglio faccio il disastro. Boh, ragazzi, oh, cosa bella che adesso è in discesa, pensa dopo, passo normale. Mamma mia ragazzi, che spettacolo, deve essere tipo a 6 gradi quell'acqua. Wow. Ma che sarà da ammazzarsi a tornare su, anche perché direi che bisognerà fare tutto asfalto, credo. Infatti il disagio sia con voi. Ok, tornate alla base, sto morendo ragazzi. Che veramente, che spettacolo. Ripartiamo dall'area di sosta di Chaval, fra l'altro bellina come area di sosta, 12,80 €. Sì. Conferma anche la regia. 12,80 € sosta, quindi carino, non c'è corrente, tranquillo. Carico, non si capisce bene se puoi fare o meno il barbecue, noi ieri sera l'abbiamo fatto perché ci avevano detto di sì e stamattina ci hanno detto, ah ma non si può fare il barbecue, vabbè comunque, andiamo avanti. Carina, pulita, molto simpatica, l'area di sosta, sei a niente da dal paesino, c'è la funivia, c'è un sacco di bei giri se vuoi venire a vedere il Monte Rosa, effettivamente molto bello. Mi sono ammazzato in mountain bike, ma tanta tanta roba. Adesso ci spostiamo più nella vallata, quindi andiamo praticamente sotto il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che proviamo di rilassarci veramente un po', ci cerchiamo un po' di soste libere. Adesso infatti scarichiamo grigie nere e carichiamo l'acqua così siamo pronti. Poi ci tutto fermiamo compreso. Gran bel super, tutto compreso nel prezzo, perfetto. Quindi carico e scarico, tutto compreso. Carina, bella, bella sosta, soprattutto ragazzi, io penso che in Valle d'Aosta siano l'unica regione dove i prezzi delle aree di sosta sono rimasti civili, giusti, cioè 12 euro li spendi, capito? Non è una cosa traumatica, fra l'altro veramente sosta simpatica, molto bellina. Bello, scarichiamo tutto, poi ci guardiamo. Dopo un po' di chilometri, ma ragazzi, sta salita qua, siamo finiti sul Montavic, veramente molto bello, c'è il parco naturale del Montavic, e una bellissima anche monastero abbazia storica. Tra l'altro ragazzi, guardate l'orario del tramonto, guardate che bello là sopra, è veramente spaziale, non so se riuscite, c'è molto contrasto, però è veramente qualcosa di superlativo. E siamo riusciti a trovare questo piccolo parcheggio, di fatto è un parcheggio, siamo in totale sosta libera. Sono arrivati anche, si è fermato adesso, guarda, un van con dei signori che si sono appena parcheggiati. Noi stasera credo che faremo parecchio il disastro, però molto bello questo posto. Domani magari perché siamo arrivati veramente tardi, siamo da qua da scarsi da un'ora, magari un girettino in giro ve lo faccio. Bello, a dopo. Aspetta. Buongiorno. Allora, avere un gatto in camper, questo gatto, ok, è una cosa, già non è piccolo, però voi dovete capire che il gatto va aspirato, prego, guarda, qua. Cioè, io non ho questo lì il problema,
qua, qua. Ecco, a voi. Si aspira il gatto. Tanta roba. Oh, un buongiorno serio. Cioè, ragazzi, che bella questa zona del Montavic. Spero sempre che si dica così. Fra l'altro, come, guarda, come avevo immaginato, questa mattina si è riempito di persone. Fra l'altro, ragazzi, anche un utente del canale che ci è venuto a trovare, che è un pescatore. Ho imparato da lui che qui è una delle migliori zone per il discorso pesca. C'è un bellissimo torrente che è là sotto, ok? E si va in risalita, quindi lui pesca spinning, parte da qui, diciamo, da qui sotto, e poi va in risalita fino su. Veramente bello. Alla fine c'è questo van che è arrivato ieri notte, un altro van di ragazzi che sono dopo di noi, e noi due. Quindi è carino, anche una buona sosta libera, passata stamattina alla forestale, li ho visti proprio molto tranquilli, cioè, probabilmente è un parcheggio dove spesso ci si ferma. Non ho verificato se magari potrebbe essere anche indicato in Park Fortnite, perché effettivamente ci sta. Veramente molto silenzioso, cioè ragazzi immersi veramente, la sopra del Muccone, cioè, che posto, siamo a 1200 metri, quindi non è eccessivamente alto come altitudine, però ragazzi sta veramente, veramente bene. Dopo vi aggiorno. Allora, tanto per darvi un'idea, ragazzi, molto bella questa sosta, però impegnativa, cioè, rendetevi conto che questa è la dimensione della strada. Che panorama, che spettacolo. Adesso andare in giù, vi faccio vedere un paio di passaggi, perché veramente, mi raccomando, qui si sale in seconda, si scende in seconda, quindi vedete voi. È bello proprio in parabola come a Daytona. Vabbè, niente, seconda piena. Va qua, che spettacolo. Dopo aver litigato a bestia con il navigatore, ce l'abbiamo fatta. Allora, siamo un attimo fermi, praticamente quasi ad Aosta, stiamo passando oltre, così arriviamo nella vallata di Cogne. Ora Cogne Lillas sarà impestato di camper, magari anche no, perché c'è uno sopra quell'altro. Cerchiamo qualche spot di sosta libera che c'è un pochino prima vicino a Epinel, vediamo un attimino se è qualcosa di fattibile, così magari riusciamo proprio a rilassarci benino, che ci sta. Insomma, alla fine, ragazzi, gira aprile frulla, siamo finiti di nuovo sul passo del piccolo San Bernardo, sopra il lago Vernei, che è una delle mie mete e soste preferite, perché ragazzi, cioè, scusate, ma è tanta roba. La cosa bella è che quest'anno abbiamo cambiato spot e ci siamo infilati un pochino più in sterrato. Infatti ci sono tutti van lifer, uno spagnolo, uno svizzero, due francesi, tutti ragazzi, bello, e noi con i mansardati. Dove vanno i mansardati? Vabbè, comunque tanta roba, bello, spettacolare, è una roba bella. La cosa che mi fa un po' così, là sopra, guardate, là era la sosta che avevo fatto anche l'anno scorso. Siamo una risosta quest'anno, giuro, ci saranno, ma non sto scherzando, 20 camper, ma comodi, senza proprio neanche dir niente. È una cosa bellissima, però insomma, è venuto su 2000 metri per stare tranquillo, in compagnia con gli amici, siamo con Giampi e Isa, invece va bene. Però ragazzi, la Valle d'Aosta è qualcosa di meraviglioso. La sosta libera si riesce ancora a fare, mi raccomando, sempre con rispetto, perché si riesce a fare finché continuiamo il rispetto. Nel momento che viene a decadere, toglieranno tutto, sicuramente. I prezzi delle aree di sosta sono vantaggiosissimi, quindi niente da dire. Beh ragazzi, questo è il terzo giorno di veramente una vacanza molto molto a cuor leggero. E la cosa bella è che camminando, che ogni tanto ci vogliono queste cose, sai cosa succede camminando? Salve, tutto a posto? Camminando ti ritrovi in mezzo alle mucche. Salve signore, tutto bene? Non mi guardi così, guardala, mi sta proprio veramente guardando male. Ha anche le sue ragioni, molto probabilmente, però che bella la natura, ragazzi, veramente. Mi stai guardando malissimo, tu vado via? Guarda quanto mi stai guardando male. Tutto a posto, giorno. Veramente bello, veramente veramente bello. Mamma mia che panorama, mamma mia che panorama, mamma mia che bella la Valle d'Aosta, mamma mia, guarda. Secondo me ci vediamo alla prossima. Intanto scaldate i motori, spero siate ancora in vacanza, o se la dovete ancora fare, beh, insomma, buoni chilometri. Noi si prosegue.